Buona prima ragazzi, qui è Justin Sori, siamo tornati con questo nuovissimo video. Come avete letto dal titolo, Neymar, Paris Saint Germain, ormai mancherebbe solamente l'ufficialità. Si concluderebbe questo affare stratosferico per una cifra di 222 milioni di euro, che è la clausola rescissoria di Neymar. In questo video parleremo un po' di tutto questa faccenda. Ieri ho fatto un post sulla mia pagina Facebook, ho raccolto anche un po' delle vostre opinioni, che sono quelle che più mi interessano. E poi ovviamente fatemi sapere anche sotto a questo video che cosa ne pensate di questo trasferimento, ma soprattutto delle modalità di questo trasferimento che andremo ad analizzare in questo video, perché non sono del tutto cristalline, ecco, se così possiamo definirle. Comunque un bel mi piace, mi raccomando, se volete altri video di questo genere, che non sono propriamente consoni a quello che faccio sul mio canale. Ma comunque ragazzi, si parlerebbe di un Neymar che già domani, cioè mercoledì 2 agosto, dovrebbe essere a Parigi. Addirittura il Paris Saint-Germain avrebbe chiesto al comune di Parigi di poter effettuare la presentazione appunto di Neymar sotto la Tour Eiffel, quindi una cosa veramente pazzesca. Che cosa ne penso io di questo trasferimento? Allora, io dico che sinceramente il trasferimento in sé non dico che ci può stare, ma diciamo che ci potrebbe stare, perché pensiamo un po' all'affare che hanno fatto le due squadre. Allora, il Paris Saint-Germain ha preso il giocatore più forte, almeno in prospettiva, del mondo, dato che Ronaldo e Messi comunque prima o poi, insomma, andranno a scemare, dato che stanno avanzando con l'età, mentre Neymar ancora ha tantissimi anni che può giocare ad altissimi livelli. Quindi in prospettiva il giocatore più forte del mondo, che è stato portato nella Ligue 1, quindi porterà un ritorno di marketing, di immagine alla Ligue 1 non indifferente. Quindi il Paris Saint-Germain ovviamente guadagnerà anche da questo ritorno di immagine che porterà Neymar. Il Barcellona, d'altro canto, con 222 milioni, secondo me, può rimpiazzare Neymar in modo a dir poco ottimo, perché si parlava di Dybala, ma il Barcellona porterebbe a casa Dybala con praticamente quasi la metà dei soldi di Neymar, il che vorrebbe dire che avrebbe ancora 100 milioni da investire per cercare di rinforzare ancora la squadra, magari prendere le rede di Iniesta, si parlava di Verratti, eccetera eccetera. Quindi comunque entrambe le squadre non ci hanno perso, ecco, se così possiamo dire. Certo, il Paris Saint-Germain ha sborsato una marea di soldi, però vi ripeto, il ritorno d'immagine, la vendita delle magliette avrà un aumento assurdo. Quello che ha fatto incavolare molti di voi, anche nei commenti, vi ripeto, sotto al post che ho fatto ieri, come vi dicevo, sono le modalità di questo trasferimento. Come per esempio dice Andrea, il problema principale è che è stato aggirato il fair play finanziario. Quindi, come si svolgerà questo trasferimento? Dato che il Paris Saint-Germain per il fair play finanziario non potrebbe pagare direttamente la clausola al Barcellona, hanno fatto una serie di magheggi secondo i quali Neymar avrà nelle sue mani questi soldi, questi penso 300 milioni di euro, di cui 60 tipo andranno al padre, che è il procuratore. Non sono stato molto chiaro riguardo a questo aggiramento del fair play finanziario, però praticamente ve lo spiego velocemente. Il presidente del Paris Saint-Germain è lo stesso presidente della Qatar Investment. Questa Qatar Investment pagherebbe 300 milioni di euro a Neymar per fare di Neymar appunto il testimonial dei mondiali del 2022, che appunto si terranno in Qatar. In questo modo il presidente del Paris Saint-Germain avrebbe dato i soldi a Neymar indirettamente, dato che l'avrebbe dati tramite un'altra sua società. Quindi Neymar avrebbe questi 300 milioni e si potrebbe pagare la clausola da solo. Tutto qua. Questa cosa ha fatto incazzare veramente un sacco di persone, non tanto, vi ripeto, per la cifra del trasferimento, che vabbè, se pensiamo, è il trasferimento più costoso della storia, addirittura doppiato Pogba dell'anno scorso, che era 100 milioni, però comunque parliamo di un giocatore, il giocatore più forte al mondo in prospettiva, come vi dicevo, quindi non è tanto la cifra, il problema sono le modalità. Infatti moltissimi, ho letto moltissimi commenti, non solo sotto il mio post della mia pagina di Facebook, andate a lasciare mi piace alla pagina di Facebook, ma anche post sotto altri post di altri siti tipo Sky eccetera eccetera, in cui moltissimi dicono il calcio è uno sport finito, comandato dal dio denaro, e non hanno tutti i torti, perché bene, in questi ultimi anni abbiamo visto come le cifre si siano alzate in una maniera incredibile, in teoria il fair play finanziario dovrebbe mettere un limite a questa cosa, dovrebbe porre un freno insomma a questi miliardari che hanno comprato le squadre o che comunque sono padroni di queste squadre, cosa che però se è così facilmente aggirabile non ha un senso. Quindi questa diciamo che è la cosa che ha fatto più incavolare le persone e anche me personalmente, sebbene il trasferimento di Neymar abbia un fascino abbastanza caratteristico, perché comunque un giocatore di quel calibro in Ligue 1, vi ripeto, farebbe veramente la storia del Paris Saint-Germain, sebbene per quanto riguarda la carriera di Neymar non dico che ci ha messo un punto, ma poco ci manca, perché comunque il Barcellona ogni anno è
tra le favorite, se non la favorita per la vittoria della Champions League, cosa che non è il Paris Saint-Germain. Vorrei sapere anche voi che cosa ne pensate di questo trasferimento, del trasferimento della storia, il trasferimento più costoso della storia del calcio, soprattutto delle modalità con il quale è avvenuto, che vi ripeto, sinceramente mi fanno un po' storcere il naso, perché se tu metti una regola, che il proverbio le regole sono fatte per essere infranti, ma se tu metti una regola che deve regolare tutto il calciomercato, tutte le transazioni del calciomercato, ed è così facilmente aggirabile, allora che cosa l'hai messa a fare? Cioè non la mettevi e facevi prima, perché alla fine non cambiava assolutamente niente. Quindi fatemi sapere voi con un commento che cosa ne pensate di questo trasferimento epocale. Fatto sta che comunque, per quanto riguarda, vi ripeto, il fascino del trasferimento sicuramente ce l'ha, e sicuramente io per esempio penso anche di prendere la maglietta del PSG di Neymar. Non è quello il discorso, perché comunque è un trasferimento importantissimo, e soprattutto per quanto riguarda la Ligue 1, però le modalità non sono state molto trasparenti. Lo vedremo one to watch su FIFA 18? In teoria sì, bisogna vedere se l'EA lo farà, dato che è devastante, cioè sarebbe un 92-93 one to watch dalle prime settimane di gioco, quindi sarebbe un qualcosa di assurdo. Però in teoria, se questo trasferimento diventerà ufficiale, dovrebbe uscire anche One to Watch. Spero che questo breve video opinione, un po' diverso, vi ripeto, però non mi andava proprio di mettermi così e dirvi la mia. Spero vi sia piaciuto, ovviamente. Noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi ringrazio come sempre per la visione. Ciao!